Ben ritrovati amici qui sul mio canale YouTube. Questo video sarà abbastanza particolare, soprattutto perché è un video flash molto molto veloce, ma ci tenevo a mettervi a conoscenza del fatto che Apple proprio in queste ore ha rilasciato un primo tentativo di soluzione a quello che è uno dei grandi problemi che affligge i suoi Mac con processore M1, nello specifico il Mac Mini. Se ricordate, in un video precedente che magari vi lascio qui in alto nelle schede, io già avevo affrontato questa tematica, in particolar modo 5 gravi problemi che affliggono proprio i Mac con processori Silicon. Nello specifico, la problematicità di cui Apple tenta di dare una soluzione è quella riferita alla cattiva gestione delle frequenze dell'HDMI, in particolar modo proprio su Mac Mini. Poteva capitare infatti di vedere l'immagine a tratti, talvolta di non vederla proprio, o altre volte, errore abbastanza frequente, era quello dove sul display apparivano delle macchie rosa oppure delle griglie colorate, pertanto rendendo l'esperienza di utilizzo impossibile praticamente. Bene, come vi dicevo, Apple tenta di dare una soluzione, dice che tale procedura, che tra poco vi andrò a mostrare, bisogna eseguirla più volte qualora non riuscisse con il primo tentativo, oppure se proprio non ci doveste riuscire dopo tantissimi tentativi, bisognerà attendere l'update di Big Sur alla versione 11.3, e già perché la 11.2.1, quella attuale, evidentemente non ha risolto il problema. Bene, allora prima di andare a vedere questi semplici passaggi, amici, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, lasciate tanti like qualora il video vi sia stato di aiuto, attivate la campanellina delle notifiche per ricevere sempre avvisi su video come questi o altri tipi di video pubblicati sul canale. Ok, allora, il primo passaggio da effettuare è quello di andare a mettere il nostro Mac Mini in modalità sleep. Attenzione però, perché non è così semplice, non significa andare a mettere il computer in blocco, quindi bloccare lo schermo, oppure attivare lo screensaver, bensì dovremo recarci sulla barra del Finder, cliccare sul logo Apple e poi cliccare sulla scritta stop. Pertanto questo servirà a mettere il computer in modalità sleep. Fatto questo, come secondo passaggio, dovremo attendere circa 2 minuti in questa modalità e poi riattivare il nostro Mac, il display del nostro Mac, semplicemente andando a cliccare su uno dei tasti della tastiera oppure con uno dei tasti del mouse e il computer ritornerà in modalità normale, diciamo così. Fatti questi 2 preliminari passaggi, adesso dovremo scollegare l'HDMI, quindi proprio la presa dell'HDMI dal nostro Mac Mini. Tempo 5-6 secondi, ricollegarla al computer. Bene, questi sono i passaggi che grosso modo vanno eseguiti in maniera proprio fattiva, pratica, sul nostro Mac Mini. Dopo, effettuati questi passaggi, rechiamoci all'interno delle preferenze di sistema, sempre barra del Finder, logo mela, preferenze di sistema, scegliamo la scheda monitor e proviamo a regolare la dimensione, la risoluzione, magari anche ridimensionando il nostro monitor. Diciamo che questa problematicità più che altro si verificava sugli schermi ultra wide, anche se diversi utenti hanno potuto appurare il malfunzionamento su display normali. In ogni modo, ripeto, questa dovrebbe essere la soluzione proposta direttamente da Apple per risolvere, oppure, come vi dicevo, se dopo diversi tentativi non ha funzionato, dovremo attendere semplicemente l'update alla versione 11.3 di Big Sur. Bene amici, spero ancora una volta che questo video vi sia stato d'aiuto nel momento in cui anche voi avete registrato un problema di questo tipo. Mi raccomando, ci tengo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, fatemi sapere se per voi ha funzionato, chiaramente se avete avuto questo tipo di problema, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!